Oggi, nella fretta che il nostro tempo ci impone, sembra che l'armonia sia emarginata. Tirati da mille parti, rischiamo di scoppiare, sollecitati da un nervosismo continuo che fa reagire male a ogni cosa. E si cerca la soluzione rapida, una pastiglia dietro l'altra per andare avanti, un'emozione dietro l'altra per sentirsi vivi. Ma abbiamo soprattutto bisogno dello Spirito. È Lui che mette in ordine nella frenesia. Egli è pace nell'inquietudine, fiducia nello scoraggiamento, gioia nella tristezza, gioventù nella vecchiaia, coraggio nella prova. È colui che tra le correnti tempestose della vita fissa l'ancora della speranza. Lo Spirito plasma la Chiesa, plasma il mondo come luoghi di figli e di fratelli. Figli e fratelli, sostantivi che vengono prima di ogni altro aggettivo. Va di moda aggettivare, purtroppo insultare. Possiamo dire che noi viviamo in una cultura dell'aggettivo che dimentica il sostantivo delle cose, anche in una cultura dell'insulto, che è la prima risposta a un'opinione che io non condivido. Fratelli e sorelle, preghiamolo ogni giorno. Spirito Santo, armonia di Dio, Tu che trasformi la paura in fiducia e la chiusura in dono, vieni in noi, dacci la gioia della resurrezione, la perenne giovinezza del cuore. Spirito Santo, armonia nostra, Tu che fai di noi un corpo solo, infondi la Tua pace nella Chiesa e nel mondo. Spirito Santo, rendici artigiani di concordia, seminatori di bene, apostoli di speranza.